Un tutorial potremmo dire spaziale, visto che andremo a vedere come realizzare una simulazione, un'animazione delle fasi lunari e con il coding. E quindi metteremo assieme astronomia, programmazione, un po' di matematica, con l'obiettivo di soprattutto di divertirci nel programmare e di imparare. Quindi ci spostiamo su P5.js. E andiamo anche a vedere un po' questo aspetto un poco più in dettaglio delle fasi lunare che dobbiamo animare con P5.js. Allora, prendiamo per esempio la pagina di Wikipedia e la prima cosa che vediamo è qui c'è una bella animazione abbastanza realistica delle fasi lunari viste della Luna vista dal nostro emisfero. Ricordiamo che il nostro satellite naturale non emette luce propria, che è una cosa tipica delle stelle, ma appunto riflette la luce del sole. Quello che noi vediamo della Luna è il riflesso dei raggi del sole verso la Terra. E perché esistono queste fasi lunari? Perché noi abbiamo è uno dei fenomeni, dei pochi astronomici, fenomeni astronomici che possiamo vedere ad occhio nudo, e per esperienza all'interno del mese vediamo che la Luna ci appare in una forma diversa, o meglio, in una luminosità diversa. A volte la vediamo tutta piena, a volte ne vediamo una parte, metà, a volte vediamo una piccola falce. Quindi, perché esistono queste fasi lunari e in particolare le vediamo qui in questo schema? Perché la Luna, ruota, essendo un nostro satellite, ruota intorno alla Terra. Tra l'altro impiega circa 28 giorni a fare questo movimento, che nel caso della Luna si chiama il periodo di rivoluzione, e in questi 28 giorni quindi la Luna percorre la circonferenza dell'orbita e si trova in posizioni diverse, soprattutto rispetto a noi e al Sole. A volte la Luna è al centro tra noi, tra la Terra e il Sole, a volte si trova a 90 gradi in alto o in basso. A volte si trova direttamente dall'altra parte, quindi è la Terra a stare al centro. Quindi ci sono varie posizioni e in particolare queste fasi lunari che sono divise in 8, come vedete nello schema che andremo a rifare con P5.js, sono quattro fasi principali, appunto la Luna nuova o il novilunio, la Luna crescente, la Luna piena, il pleninunio, oppure la Luna calante, sono le quattro principali e poi ci sono le altre quattro che poi andremo a descrivere nella nostra simulazione. Quindi nella nostra simulazione noi dobbiamo fare 8 fasi. Andiamo su P5. La mia idea è quella di utilizzare le emoji per rappresentare queste diverse facce della Luna, queste diverse, no, facce, scusate, queste diverse luminosità, chiamiamola così, ok? Porzioni di luna. Quindi mi cerco le emoji della luna e vedete che ci sono tutte e 8, quindi me le copio tutte e 8. Tra l'altro sono anche descritte luna nuova, luna crescente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Le copio e incomincio qui su P5 a crearmi una variabile fasi lunari e dentro ci metto sarà un vettore che conterrà tutte le emoji. Il vettore si fa con le parentesi quadre, non con le graffe. Qui mi sono portato via un po' troppe cose. Ok, e mi faccio una. Innanzitutto mi copio come commento tutte le emoji. Mi cancello tutti questi caratteri che ho aggiunto in mezzo alle emoji, così evito di farlo dentro alla stringa. Ora prendo tutte queste 8 emoji, che vi ricordo, le emoji sono trattate come un testo qualsiasi, un carattere qualsiasi all'interno dell'alfabeto, del codice Unicode. Quindi le metto dentro al vettore, alla stringa, e però le devo
suddividere con gli apici per far capire al sistema, quindi apice virgola, apice virgola, apice virgola, apice virgola, apice virgola, apice virgola e apice finale. Bene, abbiamo la nostra stringa, il nostro vettore fasi lunari che contiene le 8 emoji che ci interessano. Come facciamo a farle apparire? Allora, vediamo, creiamoci uno sfondo nero, così le vediamo bene. Per vedere le emoji dobbiamo usare l'istruzione text, perché appunto l'emoji è comunque un testo. Quindi ci mettiamo un bel text size, quindi facciamo un font di dimensioni 50, text, e poi scriviamo l'istruzione, cioè ci manca ancora una variabile, quindi facciamo la variabile indice delle fasi. Perché? E lo mettiamo a 0. L'indice delle fasi, praticamente questo è un vettore che contiene 8 elementi. L'indice ci serve per puntare al singolo elemento, quindi l'indice 0 punterà al primo elemento del vettore perché i vettori si contano, diciamo, in informatica, in programmazione si conta a partire dallo 0, quindi lo 0 è incluso. Quindi noi possiamo andare a puntare quel vettore o la stringa che dir si voglia, facciamo l'istruzione text e diciamo vogliamo vedere le fasi lunari, quindi vogliamo prendere le emoji che si trova all'indice delle fasi e facciamo apparire questo testo, ad esempio, a 200-200. E innanzitutto vediamo se appare. Eccolo qua, si trova nella posizione che abbiamo detto. E se metto come indice, ad esempio, l'indice 4, quindi sarà 0, 1, 2, 3, 4, finisce proprio alla luna piena, io qui avrò la luna piena. Bene, adesso andiamo a rimettiamo a zero e incominciamo a disegnarci anche la Terra, ci serve anche la Terra. Quindi spostiamo per un attimo la Luna qui a 50 di altezza, così si trova qui in alto. Ci troviamo un emoji della Terra, ci prendiamo questo emisfero. E poi ci andiamo a creare la variabile della Terra, che contiene la Terra, quindi var Terra uguale la sua emoji. E adesso ci facciamo anche le coordinate, le variabili per le coordinate di dove vogliamo posizionare queste emoji. Quindi ci facciamo x Terra e y Terra. Quindi cominciamo a dire che la Terra, mettiamo qui sopra Terra, facciamo text size, facciamo più grande, quindi facciamolo 75, facciamo text Terra, virgola, x Terra, y Terra, che però non abbiamo ancora definito. E quindi dobbiamo dire dove lo vogliamo noi che appaia la Terra. Ovviamente la vogliamo al centro del canvas. Quindi andiamo qui nel setup e incominciamo a dire che x Terra è uguale a width mezzi, ossia la metà, diciamo, della lunghezza del canvas, e poi facciamo che y Terra è uguale a height mezzi. Ora, vediamo un po' se funziona. Allora, la Terra è apparsa. L'unica cosa è che non si trova proprio al centro. Un po' decentrata.
Probabilmente questo dipende, anzi sicuramente dipende dall'allineamento del testo, perché comunque un emoji è un testo e quindi, se non ricordo male, l'istruzione text align, quindi l'allineamento del testo, lo facciamo centrato sia orizzontalmente che verticalmente. Quindi diciamo center. Proviamo. Oh, benissimo. Quindi abbiamo la nostra terra che si trova al centro del canvas. Facciamo così, visto che stiamo usando valori relativi alle variabili, facciamo il canvas un po' più grande. Oh, benissimo. Ora dobbiamo passare alla luna. La luna, che forse 50 è un po' troppo grande, facciamo 40. Ora la posizione della luna, ovviamente, dovrà essere quella, dovrà, la Luna dovrà percorrere l'orbita intorno alla Terra. Quindi dobbiamo innanzitutto darci un'orbita e quindi ci serve un raggio dell'orbita. Ci facciamo una variabile, var, chiamiamola raggio dell'orbita e facciamolo, non so, 150 pixel, in maniera tale che il diametro poi sarà 300. Direi che non è necessario disegnarci l'orbita e quindi andiamo subito a capire come possiamo determinare i valori delle coordinate che via via la Luna assume percorrendo l'orbita, appunto la circonferenza e quindi un cerchio. In questo ci viene in aiuto la trigonometria. Quindi sappiamo che questa è la Luna, ci creiamo le variabili anche per le coordinate della Luna, quindi X Luna e Y Luna. Ora queste due variabili, il loro valore dipenderà da due funzioni trigonometriche, che sono il seno ed il coseno, da cui otteniamo le coordinate del punto mentre si sposta sulla circonferenza, cioè sull'orbita. Quindi diciamo che la x luna sarà uguale al coseno dell'angolo alfa, che ancora non abbiamo definito, l'angolo A, per coseno, no cosa, coseno, per il raggio dell'orbita, a cui però dobbiamo aggiungere un qualcosa, perché l'origine degli assi, in questo caso lo 0,0, non si trova al centro del canvas, ma si trova in alto a sinistra con P5GS. Quindi dobbiamo dire relazionarci al nostro origine, che è la metà del canvas with mezzi e 8 mezzi, cioè dobbiamo dire che deve partire da qui. E siccome ce l'abbiamo già questo valore, perché lo abbiamo già calcolato con x terra e y terra, l'abbiamo già definito, possiamo usare x terra. E stessa cosa dicasi per y luna, che sarà il raggio per y terra, ma ovviamente il seno. Allora, vediamo cosa succede. Allora, innanzitutto c'è un errore che l'A non è definita, quindi andiamo a definire la A, var A uguale 0, e quindi abbiamo definito un angolo e partiamo da 0. E dobbiamo dire a P5JS di misurare gli angoli in gradi, altrimenti per definizione lui li misura in radianti. Per agevolarci la vita, usiamo i gradi, angle mode degrees, e quindi stiamo usando i gradi. Vediamo cosa succede. Succede che ancora non si è spostata la Luna, aspettavo di trovarla qui sulla destra. Vediamo il perché. Ah, semplicemente perché questa istruzione contiene ancora i valori assoluti 250. Quindi andiamo a sostituire con i valori relativi x luna e y luna.
quindi adesso la Luna si trova dove mi aspettavo di doverla trovare. Che significa che si trova lì? Si trova lì grazie a queste due istruzioni trigonometriche, che è il seno e il coseno dell'angolo. Quindi se io metto come angolo meno 45, metto meno perché poi vi spiego, vedete che io la trovo a 45 gradi dallo zero, e quindi la trovo qui in alto. Se metto meno 90 sarà a 90 gradi, e quindi questi sono i vari percorsi. Ovviamente se metto meno 236 sarà dove deve stare, ok? Il valore, diciamo, è negativo per il fatto che l'origine degli assi di P5GS non si trova al centro, ma si trova in alto. Ma comunque non cambia dal punto di vista della rotazione. Quindi lo rimettiamo a zero, così partiamo da zero. E ora dobbiamo farlo muovere, dobbiamo farlo ruotare. Come possiamo fare? Sappiamo che il ciclo di Drew avviene ogni sessantesimo di secondo all'infinito, quindi quello che dobbiamo fare per spostare queste coordinate è essenzialmente modificare l'angolo. Quindi facciamo sì che l'angolo si incrementi, possiamo fare A uguale A più 1, quindi a un grado per volta, che si scrive anche A più più. E vediamo che la nostra Luna si sta spostando, sta ruotando, sta orbitando intorno alla Terra. Però vogliamo che ruoti dall'altra parte, perché l'abbiamo visto qui che la rotazione è retrograda, quindi antiorario, e quindi non è più più, ma è meno meno. Oh, bene, ora veniamo al passo successivo, cioè dobbiamo far sì che la Luna cambi il suo modo di presentarsi in funzione di queste emoji, cioè in funzione della posizione sulla circonferenza, sull'orbita. E tornando qui, noi appunto vediamo che abbiamo le otto posizioni equamente distribuite sull'angolo del sul, sull'intero sull'intera orbita, quindi sull'intero cerchio. Essendo il cerchio, quindi composto da 360 gradi, possiamo dire che ognuna, essendo 8 punti equidistanti, possiamo fare 360 diviso 8, che fa 45 gradi. Quindi ognuno di questi punti, quindi le fasi lunari, si trovano a 45 gradi uno dall'altro. Ora, come facciamo a dirgli che ogni 45 gradi deve modificare l'indice? In questo ci viene incontro un operatore, un'istruzione che ci permette di calcolare il resto tra due di una divisione. Ad esempio, se io scrivo A per 145, sto dicendo con questo, in questo modo, col simbolo di percento, che voglio avere il resto della divisione di questa divisione, cioè un numero che in questo caso è contenuto in A. Diviso 45, tornami il resto. Se il resto della divisione è 0, cioè non ha resto, vuol dire che i numeri appunto sono divisibili, che A è divisibile per 45. Altrimenti, se dà il resto, significa che non è divisibile. Quindi noi dobbiamo considerare ogni volta che l'angolo A è divisibile per 45, significa che siamo in uno degli otto spicchi, ok? Quindi noi decrementiamo l'alfa, poi diciamo se ci prendiamo proprio questa istruzione, per 145 è uguale a 0, quindi se non c'è il resto vuol dire che siamo a 0, 45, 90, 135 e così via. Allora incrementi l'indice delle fasi di 1. Quindi, quando lui andrà al passo a disegnare, a scrivere il text fasi lunari, l'indice delle fasi, lo troverà questo indice aggiornato di 1 e andrà a prendersi l'elemento successivo. Quindi vediamo che succede. Via, 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 via. Si ferma e poi dà errore. Allora, prima di tutto mandiamolo più piano, quindi facciamo A uguale a meno
uguale a meno 0,5, che sarebbe dire A uguale a meno 0,5, così va più lento. E quindi vediamo che meno uguale, quindi va più piano, passa luna piena, primo quarto, poi qui arriva al secondo quarto, adesso arriverà al terzo quarto e arriva in fondo luna nuova, però dà errore. Perché dà errore? Perché in realtà ogni volta noi stiamo incrementando, quindi all'inizio questo è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando supera il conteggio di 7, cioè ne ha contati già 8, arriverà a 9, 10 e così via, non trova più gli elementi qui dentro. Quindi dà errore perché va a cercare il decimo elemento, l'undicesimo elemento, e non lo trova. Quindi dobbiamo fare un ulteriore controllo. Se, quindi incrementiamo l'indice delle fasi, ma se l'indice delle fasi è maggiore di 7, perché 7? Perché da 0 a 7 sono 8 numeri, ha contato 8 numeri. Allora lo rimettiamo a 0 in maniera tale che riprende dal primo emoji fasi uguale a 0. E ora vediamo se va. Quindi una nuova, primo quarto, altro quarto, intermedio, ultimo quarto, una nuova e riprende. Quindi perfetto, fino a come rappresentazione ci siamo. Direi che possiamo essere soddisfatti. Una cosa aggiuntiva che possiamo fare è quella di far apparire il nome della fase. Quindi ce le copiamo da qua. Adesso lo blocchiamo. Andiamo, come al solito, qui in alto, ci copiamo tutti questi nomi che sappiamo poi dobbiamo mettere negli apici. Quindi apice, apice, cancelliamo il 2, apice, apice. E questo ci permetterà adesso di puntare al nome e di farlo apparire da qualche parte e farlo cambiare rispetto alla posizione. Questa era piena, ho cancellato troppo. Quindi ci siamo quasi. Alcune di queste cose sono un po' noiose, ma vanno fatte. Quindi manca l'ultimo quarto e poi manca calante e ci siamo. Quindi ci facciamo la variabile nome fasi e la facciamo uguale, ci mettiamo la stringa o il vettore che contiene questi nomi. Sono 8 nomi corrispettivi alle 8 emoji. Quindi possiamo usare anche l'indice delle fasi perché corrispondono. Quindi una cosa che secondo me si può fare quella di dire: prendiamo questa istruzione delle fasi lunari, qui ci mettiamo nome fasi e facciamo in modo che usando l'indice delle fasi però si sposti così come si sposta la luna. Quindi la luna si sposta e sotto ci sarà scritto il nome della fase lunare. Solo che dobbiamo farla tendenzialmente più piccola. Testo. Facciamolo 20. E sicuramente dobbiamo spostare la Y, la dobbiamo aggiungere, magari facciamo più 20. E innanzitutto vediamo se funziona. Allora, funziona solo che abbiamo il testo nero, quindi dobbiamo dire, possiamo mettere nel setup, che il fill, cioè il colore in questo caso del testo, è 255, se lo vogliamo fare bianco. E ecco qua, nuova, crescente, dobbiamo solo aggiustare lo spostamento del parametro della,
sull'asse delle y, e quindi vedete che il testo segue, secondo la funzione trigonometrica, segue, quindi forse anche 20 è un po' troppo, siamo 15. Ecco. Beh, io direi che siamo qui. Qui c'è qualcosa di troppo, forse in crescente. Da qualche parte c'era una virgola di troppo. L'ho vista per un attimo. Credo. Ah sì, chiusa crescente. Dove l'ho vista? Ultimo quarto, calante. No, era stata un'impressione. Crescente. No, verissimo. Ah sì, gibbosa crescente. Eccola qua. C'è qualcosa? Gibbosa crescente, quindi nuova. Crescente, primo quarto, gibbosa crescente. Vabbè, al momento non lo vedo, ma insomma, probabilmente qui nella... C'è una virgola in mezzo che appare ma non dovrebbe apparire. Comunque, vabbè, adesso non è importante. Direi che una cosa potremmo anche chiudere qui, perché la simulazione è abbastanza, l'animazione è abbastanza interessante, è comunque comprensibile. L'unica cosa che possiamo aggiungere, che potrei aggiungere, è quella di, siccome anche la Terra ruota, e io ho trovato una GIF animata appunto della Terra che ruota, e quindi proviamo a utilizzarla così da avere una scena un po' più, così, più simile alla realtà. Eccola qua, adesso me la rinomino, quindi la carico prima Earth, mi faccio una variabile per, la chiamo appunto Earth, e mi faccio anche il preload, aggiustiamo un po' il codice, e facciamo anche il preload per precaricare l'immagine, altrimenti rischio che quando parte il programma l'immagine non sia ancora disponibile. Quindi faccio function preload e dentro Earth ci vado a mettere la variabile che ho chiamato Earth, ci vado a mettere load image. Chiamata così la variabile, vediamo. Sì, dovrebbe essere giusto perché mi dà un errore. Vediamo. Load image, qua ci mettiamo art.gif, ma noto che c'è un errore. Load image loud ho scritto, ecco perché. Allora, load image, se tutto funziona non dovrebbe dar più errori, quindi loading l'immagine. Ok, adesso dobbiamo sostituire l'immagine della Terra delle emoji con la vera immagine, quindi dove siamo? Terra. Quindi questo pezzo di codice qui lo possiamo commentare e facciamo apparire image. Image Earth, quindi virgola x terra virgola y terra. Quindi l'istruzione ci dice: prendi l'immagine che sta dentro Earth e mettila x terra y terra. E vediamo se viene sostituita. Oh, ecco la GIF animata della Terra. L'unica cosa è che è decentrata. Quindi la Terra sta girando, ma gira in modo decentrato. Quindi anche qui facciamo image mode center. E in questo caso, essendo un'immagine, credo che ne basti uno. Oh, perfetto. Quindi abbiamo la Terra che ruota. Ovviamente è un'animazione, una semplificazione. Nella rotazione della Terra sono chiaramente realistiche, però cioè, la Luna ruota così, c'ha le sue 8 fasi. Mi rimane questo fatto che la gibbosa crescente
mi fa questa virgola che non vedo, primo quarto, gibbosa crescente, non la vedo e quindi vabbè, rimane così. Adesso lo vado a correggere. Direi che per questo video possiamo chiudere qui e buon divertimento. Ciao, al prossimo.